Buonasera a tutti, è il momento di parlare dei dilettanti con calcio.basket. Buonasera Roberto. Buonasera Jenny Bronzetti. Oggi puntata ricchissima, ricchissima di immagini, ma soprattutto con una squadra di ospiti che, caspita, è davvero eccezionale. Sì, sì. Dobbiamo fare i complimenti al nostro Attilio. Esatto. Che dopo saluteremo. Infatti. Bene con tutti i canoni, però, perché questa sera abbiamo un parterre de roi, come si dice, sì, in questi casi. Sì, 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 veramente di lusso, veramente di lusso. Perciò grazie mille Attilio. Grazie a voi. Buonasera. E buonasera. Attilio, ieri cosa hai visto? Ieri ho visto Real Miramare San Pietro in Vincoli, ho visto un Miramare in difficoltà. Ahimè, molto male, l'ho visto molto male, in un minuto ha preso due gol, non è reagito, ha avuto pochissime occasioni, va bene che gli mancava Lisi, Valeriani, Bizocchi è entrato alla fine, Mantovani è entrato alla fine, però deve lottare il Miramare. Decisamente, era già partito da una San situazione Pietro difficile. Non è una squadra battibile, infatti ultimamente prendeva parecchi sì, gol. Sì, ha avuto delle difficoltà. Dopo Attilio ci racconti per bene la partita come è andata. Abbiamo con noi, come ogni lunedì, la nostra Silvia Pedini. Buonasera, buonasera Silvia. Buonasera a tutti, buonasera. Ieri Silvia, hai fatto una trasferta. Io ieri sono andata a Parma e ho visto una Caspita. Gran partita, Parma-Forlì. 0-0. Sì. 0-0, ma per il Forlì secondo me è come una vittoria, sicuramente sì. Moralmente, perché veniva da una brutta sconfitta nel turno infrasettimanale contro la Correggese. E ieri ha tenuto testa a un Parma blasonato e che per tutti è quella che vincerà il campionato, nonostante nel secondo tempo erano anche un uomo in meno. Ecco, non facile, non facile. Adesso andiamo a presentare i nostri ospiti. Partiamo dal mister delle Cattolica, Massimo Bobogori. Buonasera mister. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera mister. Mister, dopo ci parlerà delle Cattolica che è in un periodo un po' difficile. Bene. No, parla per questo, perché questo silenzio così, cioè, sembrava un film dell'orrore. No, mi hanno detto di essere molto diplomatico, di stare sereno. Okay. Di fianco a me può essere solo sereno. Ecco, appunto, c'è di fianco la Silvia che aiuterà in questa serenità, dopo ne parleremo. Abbiamo con noi anche il centrocampista della Savignanese, Luca Bezzi. Buonasera Luca. Buonasera a tutti. Ben trovato. Grazie. E domenica tra l'altro si scontreranno, perché sì, esatto, domenica Savignanese Cattolica. Siamo un'amichevole, siamo amici. È già lì il mister, un pareggino per voi va bene? No, mi sa di no. Se ci ha lanciati mister. Siamo amici con Oscar, perciò lui capisce. Perfetto, ok. E dopo Luca ci racconterà della partita di ieri ad Alfonsino, un campo difficile, 1-1, Luca è rientrato dall'infortunio, speriamo di esserci messi la sfortuna alle spalle. Sì, sì, dai, è andato bene, è stato un buon test. Benissimo. E la partita è stata difficile perché il campo era lì, era molto allentato, poi è iniziato a piovere, poi giocavamo contro una squadra ostica. Comunque di questa categoria ostica e con due grandi giocatori come Salomone, come Innocenti, esatto. E ce la siamo giocata alla pari, anzi. Un uomo in meno, anzi. Sì, e il secondo tempo praticamente con un uomo in meno. In dieci. E in certi momenti abbiamo avuto la possibilità anche di vincere la partita. Ho letto. Abbiamo avuto anche la possibilità di perderla, però è stato uno scontro tra due, secondo me, buone squadre. Decisamente. E niente, noi dobbiamo continuare così, piano piano, partita dopo partita, e poi vediamo
in futuro come, come andrà. Perché insomma secondo me questa Savignanese qualche sorpresa e la potrebbe tenere in serbo. Ieri ho visto anche una gran bella partita, sono stata allo stadio di San Giovanni in Marignano dove si scontravano due corazzate del campionato di promozione, Marignanese e Bachia, due squadre molto forti, ci si aspettava spettacolo e spettacolo c'è stato. E ce lo faremo raccontare questo spettacolo dal capitano nonché attaccante della Marignanese, Ramiro Lago. Buonasera Ramiro. Ciao, buonasera a tutti. Com'è stata questa partita contro il Bachia? È stata dura. È stata dura perché è una squadra che già l'anno scorso ha giocato bene e gioca bene al calcio. E primo tempo abbiamo avuto l'opportunità, penso che era il primo tempo di chiudere la partita, sì. Dopo come il calcio, no? Non è chiudere il primo tempo, dopo fai difficoltà. Però no, dai, è stata bella, una che altra situazione un po' in confusione, però è andata bene, intanto un punto che ci serve a noi. Sì, decisamente. Poi dopo parleremo anche di questa Marignanese che è l'unica squadra del girone D che è ancora imbattuta. Nessuna sconfitta per la Marignanese, è veramente forte quest'anno. È solo un gol subito? Sì, sì. È solo un gol subito dalla porta di Andreani. E ieri ha vinto anche il Tropical Coriano, a me fa sempre molto piacere quando vince il Coriano, anche se non aveva uno dei pezzi pregiati in campo, perché mancava Matteo Vitaglioni. Buonasera. Matteo. E non c'eri, insomma, però... C'è stato Dieng che ha segnato. È stato meglio così, hanno vinto. Ha vinto, è andata bene. Va sempre così. Bene, sì, sì. È andata bene così. Tu ti sei divertito? Io molto. Sulla Rai, sì. Perché è stato ospite. Lui è stato ospite a quelli del calcio e stasera a quelli della Jenny. Voglio dire. Le fate tutte, dopo basta. Dopo si ritirerà per un po' dalla scena televisiva. Va bene, dopo si ritira per un po', si prende il suo tempo e poi dopo ricominciamo. Parliamo anche di questo Coriano che quest'anno sta andando bene rispetto all'inizio dell'anno scorso, insomma, tutta un'altra marcia. Sì, siamo partiti bene. Speriamo continui, ogni partita è una battaglia per noi, però dai, anche ieri abbiamo portato a casa questa vittoria all'ultimo minuto. A tre minuti dalla fine. Tre minuti dalla fine, quindi bene così. Bene così, veramente molto bene così. Allora, iniziamo a parlare un pochino più approfonditamente dei campionati, iniziamo dall'eccellenza. Ieri Mister e Cattolica ha affrontato il Sant'Agostino, è arrivata un'altra sconfitta. Sì, è arrivata una sconfitta, la classifica è, sotto l'aspetto dei punti siamo in difficoltà, sotto l'aspetto del gioco non siamo in difficoltà, purtroppo paghiamo delle situazioni dietro e in avanti, che bisognerebbe avere due giocatori completamente di un'esperienza, di un equilibrio della squadra che non abbiamo. E siamo in difficoltà solo sotto l'aspetto dei risultati, basta. Però il gioco c'è, il gioco ma c'è. Diciamo che in queste partite, guardando, ho sentito, mi hanno detto l'altra trasmissione, c'era un ospite della Cervia, dove c'era un ragazzo, non mi ricordo il giocatore, l'altro lunedì sera. Sì. Col Cervia abbiamo colpito tre pali, abbiamo entrato in porta 10 volte. E loro ha fatto un tiro in porta e ha vinto la partita. Cioè le partite bisogna anche vederle. Poi quando si gioca male, si gioca anche male. Non è che... Ieri diciamo che abbiamo giocato al di sotto delle altre partite che abbiamo fatto, ma le altre sette partite abbiamo creato 7-8 palle a gol, sono andati giù una o due volte e abbiamo preso gol. Diciamo che c'è un equilibrio sotto l'aspetto di esperienza e di avere dei giocatori nei ruoli fondamentali di una certa, diciamo, spessore, e noi non ce li abbiamo. Sono ragazzi veramente molto bravi, giovani, però pagano queste situazioni che capitano. C'è bisogno di qualche rinforzo. C'è bisogno di qualche rinforzo. Il rinforzo si fa in funzione, ripeto sempre, delle condizioni della società e delle casse che ha. Perché noi, sotto l'aspetto, diciamo, del budget, dobbiamo fare il passo secondo la gamba. Non possiamo esprimere delle situazioni e poi dopo alla fine non mantenerle. Questo è il discorso, basta. E soffriremo fino all'ultima giornata, fino all'ultimo secondo, siamo coscienti. Anche se ieri c'è stata una contestazione a fine partita della gente, dopo c'è chi capisce, chi non capisce, ma il concetto di questa squadra è molto semplice. L'ho fatta io, faccio l'allenatore, per cui le responsabilità sono solo le mie. A livello di società devono essere perdite, devono solo ringraziare quello che sta facendo il sacrificio i miei dirigenti. I giocatori stanno cercando di dare il massimo, si allenano con grande serietà e con grande qualità in campo,
E poi sotto l'aspetto, diciamo, della formazione della squadra l'ho fatta io, l'allenatore sono io, per cui sono tutte mie le responsabilità. Però certamente chi dice che io mollo, non mollo, io non mollo fino all'ultima domenica di campionato. Ok, se qualcuno pensa che io me ne vado, do le dimissioni oppure me ne vado via nei momenti così che sono molto facili da darli, io starò fino alla fine, poi vediamo il risultato finale, quello che verrà fuori, insomma, non c'è nessun problema. La società è nei programmi miei pienamente al 100%. I ragazzi, qualcuno, qualche giocatore molto importante non sta rendendo come deve rendere, non andiamo su un concetto dei giovani, dei fuori quota, perché sarebbe nascondere i problemi e dare responsabilità dei ragazzi che sono molto giovani, anzi ti dirò che fuori quota stanno facendo anche molto bene. Devono dare di più i giocatori molto importanti, che loro sanno chi sono, quello che devono fare, insomma, che non stanno rendendo secondo il loro rendimento che hanno sempre avuto. Secondo dopo, quello che ci si aspettava. Dopo andiamo a vedere se c'è un concetto di testa, se c'è un concetto di stanchezza, se c'è un concetto di stimoli. Siamo anche disposti a dicembre a rivoluzionare tutta la squadra, insomma, senza nessun problema. A differenza degli altri anni, dove quando in queste situazioni l'allenatore paga, ma l'allenatore paga se lavora male, se lavora bene è giusto che stavolta il calcio che scambi pagano i giocatori, non paga l'allenatore. Quindi il concetto secondo cui appunto paga sempre l'allenatore, perché fondamentalmente nel calcio è così, e questa volta può essere capovolto, e dal momento che ci sono dei giocatori che non rendono, questa volta anche perché da quel che a mi dicembre risulta, potrebbero pagare i giocatori, Attilio. Nonostante la società non faccia i risultati, la società ha dato gli stipendi a tutti, quindi i giocatori sono pagati, sono a posto, che sono a posto, non possono, non possono dire niente. Che la società non le paga, quello. Invece ha avuto lo stipendio tutti, quindi io penso che nel momento che ho fatto sta squadra a giugno, nessun giocatore voleva venire a Cattolica il 15 di giugno. Oggi come oggi, se vai a domandare in giro chi vuole venire a Cattolica, vengono tutti a Cattolica. E perché? Perché conoscono le persone che fanno calcio, che, conoscono le persone che hanno fatto calcio, ma è un concetto molto, molto semplice. Poi è normale che il tifoso vuole sempre vedere una squadra. Perché il Cattolico, non ci dimentichiamo che in questi 3-4 anni ha sempre avuto classifiche importanti, no? Sì, infatti era una delle domande che avevo. Ma no, ma non è questo il problema. Il problema, il discorso è molto semplice. Devi arrivare, quando tu arrivi fino alla fine di maggio, devi arrivare in piedi sotto ogni punto di vista. Cerchiamo di farlo sotto l'aspetto del gioco, della classifica, è sotto l'aspetto economico. Ma certo, esatto, sì. Ok? Perché se vogliamo fare delle cose che sono completamente diverse, allora noi possiamo anche impegnarci fino a dicembre a fare una squadra importante, fare i punti settembre, ottobre, novembre, dicembre, e poi dopo, non avendo più cassa, possiamo tranquillamente, avendo fatto i nostri punti, che possiamo essere tranquilli e sereni, possiamo fare una figura dall'altro punto di vista. Esatto, e non arrivare fino in fondo. E invece noi vogliamo mantenere l'eccellenza, ce la mettiamo con tutte le forze, vogliamo mantenere un equilibrio che sia economico e che sia di squadra, e poi cercare di lavorare come stiamo lavorando adesso, molto bene, questo è il discorso. Dopo mister parleremo anche della contestazione del pubblico, insomma, e come si pensa di arrivare fino a dicembre. Dopo parleremo di tutte quante queste cose, so che ci sono anche diversi messaggi. Sì, beh, normale. Anche messaggi, lasciamo stare i messaggi. anche lei arriva, no? Anche lei? Beh, a me arrivano, diciamo, che non sono firmati. Ecco. Anonimi. No, beh, chi mi vuole, chi... Già siamo. Devo cambiare anche la macchina io, perciò. Ecco, no, questi sono episodi veramente oltremodo specifici. Devo anche, dire, no, vabbè, esatto. Devo cambiare anche la macchina. Prima cambio la macchina, meglio è, insomma. Tranquillo, ce l'ho da 11 anni quella macchina. Vabbè, allora diciamo così, era da cambiare, in ogni caso era da cambiare.
Restando in eccellenza, Luca, quest'anno, mancando nel, o perlomeno questa è la mia opinione, l'idea che mi sono fatta dopo queste giornate, una big nel campionato di eccellenza, come poteva essere l'anno scorso a San Maurizio e il Ravenna, insomma una corazzata, sì. La Savignanese potrebbe un po' approfittare di questa situazione? Io sono sempre per rimanere basso per ora, perché il campionato è livellato, sicuramente sarà fatica quest'anno che una squadra prenda il là come l'anno scorso. Esatto. Quindi diciamo che secondo me sarà sempre appeso un filo il campionato, quindi un attimo ti ritrovi su e un attimo magari ti ritrovi giù se sbagli, quindi bisogna sempre rimanere concentrati, riuscire comunque a fare più punti possibile, secondo me il giorno d'andata che è importantissimo. E poi se ti ritrovi a dicembre lassù, a quel punto giustamente dopo non puoi più nasconderti, devi provare a fare qualcosa di importante. Anche perché siete a due punti dalla vetta. Sì, sì, siamo a due punti dalla vetta. Non so, però per dirti, non penso neanche a tanti punti da quelli sotto. No, da quelli sotto sì, perché siete veramente tutte lì. Siamo tutti uniti, quindi ripeto, bisogna stare concentrati e non mollare, perché cioè, queste partite sono importanti per far capire cosa potremmo dire noi a questo campionato. Beh sì, un ottimo punto contro appunto la capolista, oltretutto come dicevamo prima con un uomo in meno. Sì, poi si è visto anche rispetto all'inizio che magari abbiamo avuto un po' di problemi perché abbiamo cambiato un po' di giocatori, si è visto comunque uno sviluppo del gioco, la squadra è cresciuta, sono venuti i gol, sono venuti i risultati e quindi dai. Siamo contenti e dobbiamo continuare così. Decisamente. È una squadra che l'impianto è rimasto giovane e giocatori che si sono inseriti come te, ma come anche Angelini, che poi ieri ha segnato, sì. Se non sbaglio. Sì, sì. Avete portato un po' di esperienza, forse? Sì, in questa squadra c'erano già dei giocatori, dei giovani molto bravi. Si vede sì. Anche la mano dell'allenatore, che comunque li ha avuti già da anni. E sono cresciuti sia a livello mentale che a livello tecnico. E quindi per noi, magari più vecchi, tra virgolette, è stato anche più semplice riuscire a integrarsi in mezzo a questi giovani, comunque sono bravi. E poi ripeto, pian piano con le partite riusciremo ad amalgamarci sempre di più e quindi speriamo di riuscire, di continuare a ottenere risultati, dai. E speriamo che si vada avanti così. Ramiro, che partita che ho visto ieri a Marignano, mi sono divertita un sacco. È un punto che vi accontenta? No, diciamo che noi, è come che ogni volta che abbiamo giocato in casa erano tre punti, quindi sì, diciamo che è un punto che serve. Era meglio se facciamo tre punti perché ti stanchi un po' di più, però dai, almeno abbiamo ancora questi vantaggi che non abbiamo perso nessuna partita, quindi andiamo con quella corazza, prendiamo fiducia e andiamo avanti. E sì, dobbiamo stare attenti a certe situazioni che magari uno si rilassa o che pensa che già ormai è lì e quindi si rilassa in certa maniera, diciamo, no? Sì, che è primo, che uno magari si pensa, però in realtà manca tantissimo. Sono tanti punti da fare, anche partite da giocare, quindi bisogna stare tranquilli e pedalare davanti, basta. Ramiro, come ti trovi con i compagni di reparto? Perché ci sei tu, che sei un giocatore molto tecnico e molto bravo, c'è Sorrentino, c'è Di Carlo, io mi aspetto fuochi d'artificio davanti da questa Marignanese. Sì, no, ma, sì, sono bravi. Sono benissimo. C'è Santoni, esatto. Sono bravi giocatori, sono forti, anche... Sono giovani. Sì. Per vecchi sono io. Quindi in quel senso diciamo che è un bel gruppo. Intanto in difesa, in centrocampo, in porta, penso che abbiamo buoni giocatori. Quindi è un punto di vantaggio per noi. Dopo il gruppo fuori il campo ci troviamo tutti bene. Ci scherziamo, abbiamo un bel gruppo, andiamo a mangiare ogni tanto tutti insieme. Quindi penso che quello conta tantissimo. È importantissimo. E dopo niente, in campo fino adesso sta andando bene. Penso che potrà andare ancora meglio, perché con la qualità dei giocatori che abbiamo penso che si può fare tante cose in più. Quindi niente, bisogna lavorare, andare avanti e sfruttare la tecnica di ognuno, che è quella che abbiamo. Tra l'altro Geniano, non solo in attacco, insomma, un potenziale davvero importante, abbiamo detto i nomi che già insomma, raccontano parecchio, ma hanno secondo me anche una coppia di centrali bella tosta, sono giovani ma vanno benissimo.
è un portiere che è un signor portiere. Esatto, Andreani. Centrocampo anche. Centrocampo anche, bravi. Cioè, è una squadra completa, ben equilibrata, giovane ma costruita molto bene e che gioca anche molto bene. È molto solida. Ieri, scherzando, parlando con la Monia Renzi, che saluto, che ho incontrato nel campo, ho detto che la Marignanese ha dei giovani vecchi, nel senso che sono molto esperti, pur essendo molto giovani, molto bravi, e quindi cioè, è un valore aggiunto della società, perché sono insomma giovani su cui si può contare. Ecco. Magari a volte il giovane può fare l'errore o quant'altro, invece vostri ci può stare, però sono giovani molto inquadrati. Sì, quello ci sta, pensa che l'errore era poco. Quello è normale. È normale. Però i giovani che abbiamo sono bravi, anche hanno voglia di vincere qualcosa, quindi quello è primordiale, che hanno la voglia di entrare in ogni partita e dare tutto per tutto. Sì. Invece, parlando del coreano, che quest'anno mi incuriosisce assai, io penso che forse mercoledì sera lo andrò a vedere se posso. Ieri il Tropical, come abbiamo detto, ha vinto una partita a 3 minuti dalla fine contro e in casa del Fosso Ghiaia. Secondo me, poi magari sbaglio, Matteo, l'anno scorso non l'avrebbe mai vinto una partita del genere, soprattutto nella prima parte del campionato. No, soprattutto all'inizio sicuramente no. Sì, esatto. Dopo forse sì, all'inizio sì, no. Forse addirittura l'avrebbe persa. Sicuro, neanche forse. A 3 minuti dalla fine. No, dai, sono segnali importanti quando vinci una partita combattuta all'ultimo minuto, così è un'iniezione di fiducia molto grande, soprattutto fuori casa in questo campionato non è mai facile vincere, anche noi siamo una squadra molto giovane e quando dico molto molto, poi c'eravamo fuori due dei vecchi come io e Pasolini, quindi è una prestazione che mi hanno detto che abbiamo giocato anche abbastanza bene, molto bene, quindi tutto di guadagnato, insomma. Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? È cambiato, ma la cosa che si nota di più dall'inizio stagione dell'anno scorso sicuramente è il mister. Ci ha fatto fare un po' il salto di qualità, più che sotto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista mentale. Il mister è uno che ci fa star lì, ci fa lottare tutte le partite sono delle battaglie per lui, e dopo un po' ce lo trasmette anche noi, ci ha messo un po' per farcelo capire, però vabbè, l'importante è che ci è arrivato anche noi e abbiamo cambiato rotta già da metà stagione dell'anno scorso. Penso che abbiamo fatto un ottimo campionato e ci siamo salvati prima delle ultime due giornate, e quindi abbiamo fatto proprio un buon giro di ritorno quest'anno. Siamo subito partiti bene, quindi sul filone dell'anno scorso abbiamo continuato, abbiamo cambiato poco e niente, quindi eravamo già una squadra un po' abbastanza rodata, quindi è stato più facile per noi. E avete 11 punti ma 2 partite in meno. Esatto. Se le vincete entrambe sì, si vorrebbe toccare, ma non lo esatto. fa. Allora, penso dalla faccia. Innanzitutto dobbiamo vincere, per mettere in difficoltà. Innanzitutto dobbiamo vincere il mercoledì e poi dopo ci pensiamo all'altro recupero. Va bene, ci pensiamo piano piano. Attilio, questa Marignanese. La Marignanese è stata costruita molto bene, ha una buona difesa, non prendendo gol e si va avanti, anche se non le fanno a volte, ma vuol dire. Però quest'anno io dico che il campionato è molto molto equilibrato, devono stare molto attenti anche alla Marignanese, perché ci sono squadre molto agguerrite dietro e tutti giovani, perché anche ieri la FIA Riccione aveva la media di 20 anni in campo. Dopo parliamo anche della FIA che ha vinto di nuovo, quinto risultato utile consecutivo giovane, per la FIA. Sono tutte squadre molto giovani. Il coreano è giovanissimo. Eh? È giovanissimo il coreano. È una squadra tutti giovani, e i giovani corrono. Ha qualche senatore, tanti giovani, no? Sì, senatori pochi. Pochi. Sono uno dei più vecchi io, pensate. Ecco. Sì. Ho detto, è un bel campionato, sarà una bella lotta fino alla fine. Non c'è la squadra come in eccellenza, che diceva prima Luca, che prende via, e anche qui sarà dura per tutti quest'anno, perché io ho visto l'altra sera il Bachia Riccione, mi ha impressionato il primo tempo, l'ho visto male il secondo tempo per esempio, perché dopo è venuto fuori anche la Fia Riccione, adesso la Fia Riccione anche ha recuperato dei giocatori che non aveva, quindi è un campionato che sarà molto duro per tutti. Anche Per me è una lotta fino alla fine. Il Torconca stesso, che è un'altra squadra giovanissima, esatto, sta impressionando. Sì, sì. Mister Lilli sta facendo un lavoro. Sta facendo molto bene. È un altro signore allenatore. Sì, però c'è Lilli, esatto. Che però faccio vedere che quest'anno è l'anno dei giovani. Chi ha i giovani bravi arriverà molto avanti. Sono d'accordo con Attilio. Parlando del Bachia, ha fatto forse un po' come a Riccione, anche se io purtroppo la partita a Riccione
non l'ho vista, anzi mi dispiace, ma l'ho invitato, stavo male mercoledì sera, se non sarei andata, che ha fatto un tempo il Riccione e un tempo il Bacchia. Anche ieri forse Ramiro è stato un po' così, cioè io nel primo tempo ho visto molta più Marignanese, nel secondo tempo invece ho visto il Bacchia che in un paio di occasioni... Sì, sì, nel primo tempo siamo stati bravi e anche abbiamo avuto, penso che era per chiudere la partita del primo tempo, come ho detto prima. Dopo nel secondo abbiamo calato un po', anche c'è da dire che il campo era abbastanza pesante, cioè si sentiva, anche quando uno viene giocando tante partite in una settimana, dopo alla fine la senti un po' la pesantezza. Però no, dentro di tutto penso che il pareggio è stato giusto. Sì, anche secondo me, un tempo per uno e il pareggio il risultato più giusto. Ministro, abbiamo parlato un po' dei problemi del Cattolica, da qui a dicembre... Cosa si può fare però per cercare di invertire un po' la tendenza? Bisogna fare i punti e basta. Ah, lo so. E come si fa? Fare meno errori. Si lavora e basta. Tutto qua il discorso. Ieri due gol dovuti da due errori. E io non ho visto la partita, lo premetto, però ho letto che c'è stato un errore di Leo, che comunque è un giocatore esperto sul primo gol, e anche un errore sul secondo gol. Non so, chiedo a lei. Sì, c'è stato errore di concetto in campo. Ma questo qui non è dovuto ieri, è dovuto anche alle altre 8 partite, questo è il discorso. E allora quando tu in eccellenza hai giocatori come il Sant'Agostino ieri, importanti, giocatori forti sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto della personalità, sotto l'aspetto delle giocate, e tu come sbagli un pochettino questi qui ti castigano. Però qualcosa bisogna che cambi fino a dicembre. Ti ripeto, non è che bisogna cambiare, dicono, io mi sono messo anche in discussione sulla condizione tecnica, perché io non è che devo rimanere per forza. No, no, certo, ma ce lo ricordiamo, l'aveva detto anche in intervista. Io o mi sono incoglionito, 19 anni che alleno, ho sempre fatto bene dove sono andato, oppure mi fa male l'area di Cattolica, no? Ok? Non sono incoglionito, insomma, non è che sono tutto là. È sempre molto, non so, più avanti ancora, sono ancora molto giovane, non sono rincoglionito. Il concetto è che purtroppo giustamente l'allenatore è responsabile. E io so benissimo quello che funziona e quello che non funziona. Sono benissimo i ragazzi, quelli che funzionano e quelli che non funzionano. Non facciamo sempre il solito giochino come è successo lì a Gatteo, che stavo leggendo, vedi, che paga sempre l'allenatore. È giusto che paghi l'allenatore se ha delle conseguenze e delle responsabilità. Ok? Io in questo caso, due settimane fa me l'ho messo anche da parte, senza nessun problema, con la società faccio il mio lavoro da un altro punto di vista, non c'è problema, scegliamo un allenatore e lo portiamo lì. Mi sembra che i ragazzi questa cosa qui non l'hanno voluta, mi sembra che mi hanno richiamato per rimanere al loro posto, però... Da questo punto di vista non c'è stata risposta, devo dire la verità, sotto l'aspetto dell'atteggiamento nel campo. Ecco, esatto, non c'è stata la scossa. Diciamo le cose come sono, ok? Però non andiamo a confondere i due ruoli, che sono completamente... Si può fare uno, si può fare anche l'altro. Ci vorrebbe un pochettino più di sacrificio, di amore, di personalità da parte dei giocatori, di non nascondersi dietro alle responsabilità. Ecco, questo è fondamentale. Cioè, perché noi andiamo sempre in giro a dire il direttore sportivo ha fatto la squadra male, l'allenatore non fa due risultati, deve andare via. Hai capito? Cioè, vabbè, andiamo sui falsi problemi, andiamo avanti così, che i problemi non ci sono. Andiamo sui veri problemi che sono diversi. Cioè, parliamo di calcio, non parliamo di... Se la gente non viene a vedere... In funzione di come ci alleniamo noi, di quello che facciamo noi, se la gente non va a vedere come si allena il Savignano, come si allena il Marignano, ma di cosa parlano? Se è marignanese perché perde 2-3 partite, Mancini non è più buono? Vai a vedere come allena Mancini. Cioè, la gente purtroppo guarda il risultato. Ah, ci si ferma. È diventato un calcio per chi lavora molto triste. Cioè, basta, e questo qua voglio contestare 30 persone, 40 persone, puoi contestare finché vuoi fino all'alba. Io domani sono al campo, domani pomeriggio, sono lì sempre in ufficio. Cosa devi contestare? Vieni domani pomeriggio in ufficio, vieni al campo domani pomeriggio, con grande educazione, dimmi che c'è, cosa contesti, cosa fai? Cioè, ma ci dimentichiamo o non ci dimentichiamo? Silvia. Cioè. Cosa? Cosa ne pensi? Stavo guardando.
Ma premetto che io non ho visto una partita del Cattolica se non tramite le immagini, sì, se non leggendo gli articoli. E avevo detto l'altra volta, quando il mister era intervenuto, che avevo partecipato, perché vado a fare conferenze di Gadda, sì, Forlì, scrivendo gli articoli per il giornale. Era stato appena esonerato Attilio Bardi da Limolese e Gadda disse che c'è questa cosa in Italia dove il primo che paga è sempre l'allenatore. Infatti è stato esonerato Attilio Bardi, che io conosco e che per me è un grande allenatore, però adesso è arrivato Pagliuca e sta facendo bene, perché ne ha vinte 3 su 3. Va bene. C'è merito lui. No, non dico questo. Io dico solo che secondo me l'unica cosa che secondo me voglio dire è che secondo me l'allenatore non deve essere dentro la società. Cioè non deve essere anche il direttore sportivo, non deve essere un socio, quello che è, deve starne fuori, cioè deve essere, perché comunque questo implica tutto ciò, cioè il tifoso che comunque dà contro l'allenatore che dice certe cose, i giocatori che non hanno avuto reazione perché, cioè, non hanno voluto che si esonerasse, però in campo ieri... Sì, ti dirò di più. Ieri la partita è stata persa indipendentemente dall'altra squadra per errore di quelli del Cattolica, quindi questa squadra non funziona, cioè, a me mi dispiace dirlo, ma non va, cioè, c'è stato qualcosa nel, cioè, il calcio, come ha detto, non è un'equazione, si forma delle empatie che evidentemente qui non ci sono, cioè, è stato sbagliato. Hai visto mai la partita del Cattolica? No, l'ho vista in televisione. Hai visto che Alfonsini l'abbia chiusi quasi un'ora e cinque nell'orario di rigore, hanno fatto loro 30 in porta, hanno fatto 3 gol, hanno buttato 7 palle gol. Hai visto la partita? Ma allora, mister, Incernia? se ci sono stati fatti degli errori, si deve lavorare su questo. Hai visto la partita di domenica a Bologna? No. Allora, se tu non vedi le partite, non puoi sapere se la squadra funziona o non funziona. Io ho fatto una premessa, tu vai a leggere le cronache, fuori quella che ha fatto Mario Laratà ieri, dove dice grande contestazione, grande tutto, tu se vai a vedere il Cattolica quest'anno, e lo vedrai se domenica viene anche a Savignano, è una squadra che crea tanto, ok? E nella minima difficoltà, non so come mai, prende gol. Questo è il discorso. Perché tutte le squadre che hanno giocato con Cattolica, comprendo, ti ripeto, Alfonsina, che piglio l'ordine, una squadra importante, ha subito in casa. Da noi ha subito. Allora, se tu mi parli di un concetto di episodio, sono pienamente d'accordo con te, dovevi migliorarlo, ma che mi dici che Cattolica non funziona, non gioca bene, mi guardi 4 punti, posso essere d'accordo. Ma quando ce lo vedrai, vedrai che non è come dici. Domenica, Silvia, andiamo a Savignano, così vediamo anche giocare il Cattolica. Riguardo poi a Savignano, ti ripeto, come leggo lì le cose, poi concludo. Ah, ma adesso, dopo dove io dico che do la colpa ai giocatori, no, con i ragazzi c'è un rapporto talmente splendido che sanno quello che penso io. Come parlo qui? Parlo nello spogliatoio, non è che uso situazioni diverse. Se una squadra perde la colpa è di tutti, dai giocatori, dell'allenatore, della società, non è che c'è un capo espiatorio, se le cose stanno andando così. non so se ha sbagliato la società, se ha sbagliato l'allenatore, ho sbagliato io qualcosa. Ti ripeto, siccome la squadra, come se tu prima sei stata molto attenta, ho detto che la squadra l'ho fatta io, per cui ho sbagliato qualcosa io, infatti lo dico pure, ok? Ma magari tu pensavi che invece di fare bene, evidentemente, ma è normale, cioè, poi ascolta un secondo, così, cioè, uno fa il passo secondo la situazione che ha, certo. Perché se io voglio fare le cose fatte in un certo modo, faccio delle cose importanti, poi dopo a dicembre, quando ho fatto... Ah, no, quello è la cosa peggiore di tutti. Quando ho fatto le mie cose, sono a posto, Posso dire, certo, che però a Cattolica, che vedo che contestano, però si devono sapere che a Cattolica, prima di giugno, non avevano la squadra, rischiavano di non iscriversi al campionato. Sì, questo è vero, esatto. Ma sì, ma ti rispondo, a Cattolica, se non c'era... Questa società, ce n'era un'altra. No, ti dicevo, ce n'era un'altra. Non è così semplice. Ma no, ma è così, te lo dico io. Ma te lo dico io che è così. Te lo dico io che è così. Siccome abbiamo tirato fuori la Savignanese, ti volevo chiedere una cosa, Luca. Tu sei un ex San Mauro, quindi sì, hai giocato a Savignano il derby. Sì. Mi ricordo anche che hai fatto un mega gol, esatto, un tiro da fuori aria che si è inflato tutto l'incrocio di palla. Come ti ha accolto la piazza? Ma no, a Savignano mi ha accolto bene, perché comunque cioè, è una piazza che si sta bene, non mettono
grosse pressioni e quindi dai, è stato semplice. Poi io comunque con San Mauro sono rimasto in buonissimi rapporti, no, lo so, con tutti. Luca ha un carattere splendido. Ho passato 2 anni comunque bellissimi, ho avuto dei grossi dolori, ho avuto anche delle gioie, quindi dai, mi sono lasciato bene ed è stato anche semplice a Savignano proprio per le persone che ci sono a ambientarmi. Quando hai parlato di grandi gioie, grandi dolori, Matteo ha sorriso. Perché... Io solo i dolori. Matteo era con me. È mancata la gioia. Ma... Matteo ha sempre solo i dolori. Io solo i dolori, 2 anni di dolori. capita anche quello, insomma. Vabbè. Anni difficili, eh? No, difficili no, però siamo sempre arrivati lì per un pelo. Sì, non lo so, infatti è per quello, perché è sempre Morgagni sfumata. Morgagni portava male, sì. Voi avete perso lo spareggio di Bella, infatti, Morgagni, sì. Quest'anno Morgagni ha fatto solo un punto. Hai visto? Amo. E ieri invece ha giocato il derby. Ha sbagliato lo stadio. Tornate al Macrelli e tornate alla vittoria. Invece ieri ha giocato il derby al Macrelli contro il Ravenna e ha vinto. Se la Samorese avesse giocato sempre al Macrelli, quest'anno avrebbe 12 punti in più. Forse adesso questa tesi mi sembra un po' azzardata, però. Vabbè, insomma. Allora, volevo continuare a parlare della bellissima partita che ho visto ieri a San Giovanni in Marignano, e dopo dobbiamo parlare anche del Riccione, che abbiamo detto prima ha vinto 2-0 contro il del Duca, ha fatto gol Savioli, e poi mi hanno parlato di un Santucci strepitoso. Anzi, i tifosi vogliono anche ringraziare, perché ieri c'è stata la giornata dei giovani 2005, c'erano anche quelli del Cattolica, del Misano. Hanno fatto le partitelle, sono stati strepitosi, specialmente di ringraziare quelli del Cattolica, perché sugli spalti, dal primo all'ultimo minuto, a fare il tifo per il Riccione. Oh, che bello! Quella che è una bella cosa, i bambini del 2005 che hanno mangiato tutti lì, sono stati tutti lì. Che calcio meraviglioso! Allora, appunto, volevo tornare a parlare del Marignano, però per farlo io andrei a vedermi le immagini di questa scoppiettante partita. Allora andiamo a vedere il servizio marignanese, Bachia 0-0. Sono riuscita a pronunciare una volta marignanese per bene. Nella 9ª giornata del campionato di promozione si affrontano 2 corazzate del girone D, Marignanese e Bachia. 2 squadre forti e solide che giocano la palla e corrono veloci. Lo spettacolo sembra assicurato e in effetti, nonostante il risultato a reti bianche, il pubblico non è rimasto insoddisfatto. Numerose infatti le occasioni, anche se nel primo tempo è la Marignanese a farla da padrona. Dopo 9 giri di lancette, Sartori parte dalla tre quarti e serve Lago, che arriva e tira in corsa, ma viene chiuso da Lasagni e spara alto. Al quarto d'ora è ancora la Marignanese a spingere. Cross dalla destra di Lago, Santoni non ci arriva, poi Mazzarini anticipa Cuomo. Al 19esimo, doppia occasione per la Marignanese. Prima Brighi, in contropiede, supera la difesa del Bachia e sfodera un gran diagonale, ma Lasagni si supera e pare in tuffo mettendo in angolo. Dall'angolo seguente Mazzoli non ci arriva e il tiro di Lago è fuori bersaglio. Al 23esimo minuto di gioco, da segnalare la bella punizione di Sartori, che mira l'incrocio dei pali, ma Lasagni salta e ci mette i pugni deviando in angolo. L'angolo viene battuto dallo stesso Sartori, ma Cuomo di testa impatta male. Al 29esimo Santoni si prepara a battere una punizione e il suo forte bolide rasoterra è salvato da Lasagni, che pare in tuffo. Al 32esimo il debole tiro di Pagan sfila accanto al palo destro della porta di Andreani. Un minuto dopo il tiro da fuori area di Matteo Candoli vola alto sopra la traversa. Al 37esimo punizione da posizione pericolosa di Francesco Sartori. Lasagni è sempre pronto. Un minuto dopo risponde il Bachia con Mema, che supera la difesa di casa e sfodera un diagonale insidioso. Andreani dice no in 2 tempi. Al 40esimo ancora Mema si invola sulla sinistra e crossa al centro per Fedeli, la cui incornata è alta sopra la traversa.
Al 43esimo, la punizione di Lago finisce tra i guantoni di Lasagni. La ripresa inizia subito in modo scoppiettante e nemmeno un giro di lancette Cuomo mira la porta di Lasagni, che si tuffa ma la palla sfila accanto al palo. All'ottavo, punizione di Matteo Candoli. La difesa ribatte e la palla finisce nuovamente sui piedi dell'11 rossoblu, che serve Mema. Il centroavanti difende palla in aria e chiama alla battuta lo stesso Matteo Candoli. Colletta ribatte. Al decimo, il pressing della Marignanese porta Colletta a recuperare palla. Santoni per Cuomo, il cui sinistro sorvola la traversa. Dopo appena un minuto, contropiede del Bacchia con Mema, il cui tiro è sventato da un ottimo Liera. Al 23esimo, azione pericolosa del Bacchia, con il tiro di Matteo Candoli che si impenna davanti alla porta di Andreani. Brividi al 29esimo. Matteo Candoli serve di tacco il fratello Claudio, che sfodera un assist per Ronchi, che taglia sul primo palo e insacca. È un'illusione. Il direttore di gara, Enrico Guerra, della sezione di Gubbio, rileva fuorigioco e annulla. Alla mezz'ora, il neo entrato e finalmente recuperato Di Carlo supera la difesa ospite, giunge nei pressi dell'area piccola e tira, ma la mira è alta. Al 38esimo, contatto sospetto in area tra Matteo Candoli e Pasquinoni. Per il direttore di gara è tutto regolare. Al 42esimo, la Marignanese ha l'occasione di chiudere il match. Di Carlo sfodera un cross dalla destra e pesca Santoni, il cui piatto è chiuso con i piedi da Lasagni. Al 45esimo, Sorrentino porta a spasso la difesa del Bacchia e serve Sartori, che tira un bolide dalla distanza, ma il suo rasoterra accarezza il palo. Il match si chiude 0-0. Ma la moviola. Ramiro! No, che bella partita, lo so, continuo a ripeterlo, ma io ieri mi sono divertita un sacco a Marignano. Primo tempo un sacco di occasioni, l'abbiamo già detto, nel secondo tempo siete un po' calati, però è rientrato Di Carlo dopo un lungo infortunio, che appena entrato ha fatto una giocata che... Sì, lui è forte, un giocatore che penso che io, cioè, per il gruppo in generale c'era soddisfazione, un bel giocatore. Infatti, dico, avercene, insomma, uno che appena entrato ti fa... Una giocata così. Secondo te siete maturati rispetto all'anno scorso? Beh, è un altro gruppo. Cioè, non posso magari rispondere bene questa domanda perché sono tutti giovani. Ma sì, quei giocatori che sono restati l'anno scorso, sì, hanno cresciuti. Sono cresciuti nel senso di Cuomo e Matteucci, quelli che l'anno scorso. E altri giocatori non tutti... più esperti, magari più grandi, e quest'anno sono giocatori che hanno, cioè, hanno sua esperienza, però ci sono giovani ancora. E, però è un bel gruppo. Cosa ci ha messo squadra. Mister Mancini? No, lui fa. Ci mette molto mano sulla tattica. È un allenatore molto tattico, abbiamo un bel rapporto con lui, anche con lo staff tecnico, quindi penso che quello è un punto buono. E dopo, no, cioè, lavora troppo sui movimenti e la tattica, soprattutto la tattica. Mi piace mister Mancini, e oltre a essere un ottimo mister è simpatico, è un mister molto simpatico. Allora, dopo le 1000 occasioni della Marignanese nel primo tempo ci sono stati 2 episodi un po' da moviola, ce l'abbiamo, quindi li andiamo a vedere. C'è stato un gol annullato a Nicolas Ronchi, ecco, lo vediamo qui. E c'è Candoli e Candoli Matteo che serve Claudio e il fratello, ecco, che qui è serve fuori gioco. Esatto. E l'arbitro annulla per fuori gioco, lo rivediamo. Replay, ecco, nel momento in cui possiamo con l'aiuto della regia anche fare un passettino indietro, nel momento in cui colpisce il pallone Candoli verso la porta, è già alle spalle, ecco, guardate, sì, questo momento è già alle spalle in fuori gioco, quindi giusto annullare questa rete. In fuori gioco, sì. Invece l'altro episodio riguarda, ecco, questo contatto tra Pasquinoni e Matteo Candoli. Eccolo qua. E questo per me è rigore. Ecco, il tocco sulla gamba secondo me c'è. C'è il Silvia? Tocco. Tutta la vita, no, guarda. Come secondo te c'è? Cioè si vede proprio... No, è proprio, è proprio palese. C'è il tocco sulla gamba, secondo me non questo è rigore. Questo è rigore. Questo è rigore proprio... guarda là,
E qui ci stava il calcio di rigore. Comunque la partita è finita 0-0, il risultato è giustissimo, su questo non ci sono dubbi, perché insomma le due squadre hanno dimostrato il loro valore entrambe. Abbiamo il dopogara dei due mister, Gianni Sarpieri per quanto riguarda il Bacchia e Massimo Mancini per quanto riguarda la Marignanese. Andiamo a sentirli. Probabilmente il pareggio è il risultato giusto, sarebbe stato meglio forse un pareggio con più reti. Io preferisco sempre quando il risultato non è mai fisso solo 0-0, comunque sì, penso un tempo per parte. Abbiamo affrontato la partita, cioè volevamo affrontare la partita in maniera diversa, poi per dei meriti nostri e per meriti dell'intensità che ha dato il Marignano nel primo tempo, non siamo riusciti ad avere la fluidità di manovra, le nostre giocate, ma penso molto anche per demerito nostro. Secondo tempo vedi un po' per il calo fisico del Marignano, vedi un po' per la migliore qualità del nostro gioco, siamo venuti fuori e penso che il pareggio sia il risultato più giusto. Dovevamo segnare nel primo tempo, abbiamo avuto tante occasioni, le abbiamo fallite, poi in secondo siamo calati e molto fisicamente, sono venuti loro. Era, non so, l'ottava partita nel giro di pochi giorni e molti giocatori, soprattutto insomma, nel mezzo del campo, abbiamo un po' risentito, però la cosa bella che hanno è che non hanno mollato niente e alla fine, anche in difficoltà fisica, hanno ottenuto bene il risultato, insomma sono stati molto bravi, devo dire, i giocatori. Il Bacchia lo conosciamo e è da tanti anni, insomma, l'anno scorso l'aveva vinto e poi si trova ancora qui. Però devo dire che i nostri non sono giovani, sono delle persone veramente ottime, dei giocatori fantastici e soprattutto sul piano umano mi danno una garanzia di poter arrivare fino in fondo, non so in quale posizione, ma sicuramente questi sono veramente dei grandissimi ragazzi, è un gruppo veramente che è cresciuto tanto e sono molto contento. È un gruppo che è decisamente cresciuto. Abbiamo giusto 4-5 messaggi, ho visto. Giusto qualcosina. Adesso andiamo a leggere gli 800 messaggi che stanno arrivando. Scusate, lo dico già, non riuscirò a metterli tutti, quindi chi non viene pubblicato non si arrabbi, perché sto lavorando come un matto, ma non è possibile. E anche in Serie D la Samorese ha battuto il Ravenna. Grazie ragazzi per questa vittoria. Attilio saluta la Juniores della Fiericcione, che è seconda in classifica. Un bacio alla Jenny. Sì, sta facendo Ottalli, i ragazzi di Ottalli, che stanno facendo un bellissimo campionato junior. Sono secondo in classifica da sabato. L'incubo è finito, siamo tornati al Macrelli, abbiamo battuto il Ravenna, Forza Samorese, saluti Pepo. A Cattolica la contestazione non è rivolta ai giocatori ma verso la conduzione tecnica, ne abbiamo già parlato in precedenza. Gore chissà che dirà del disastro che stanno facendo a Cattolica. Alessandro da Facebook, vedremo poi qualche messaggio anche favorevole al mister, alla società. Ma che belle Silvia e Jenny, lunedì sera senza di voi non sono dei lunedì, scrive Lucio. Grazie. Da tifoso appassionato di calcio urlo a gran voce che esonerare mister Erio Giorgini è stata per me un'immensa sciocchezza, forza Gatteo. Gli hanno anche risposto. Anche perché dice che non c'era più il gruppo, ho letto un messaggio e Pessina sta cercando di creare il gruppo, però stavano facendo i risultati e hanno avuto 3 sconfitte consecutive, questo comincia a essere un po' pesante. Complimenti a Chiarabini per i suoi speciali sulle giovanili, mi associo, finalmente un servizio fatto come si deve sui nostri piccoli, scrive Marco, e in effetti devo dire che sono gustosi gli speciali. E ringraziamo Chiarabini, che dopo sentiremo. Certo, Betty sei bello, bravo e forte, non ma quei capelli sono da rivedere. Questa non dovevi leggerla. Io leggo in ordine così. In ordine sparso. Io leggere come scrivere. Però la prima cosa è bello, bravo e forte. Bello, bravo e forte, cosa vuoi di più? Poi li taglieremo. Ovviamente prima della fine della puntata, quindi rimanete con noi fino alla fine. Perché... Bella vittoria del Sant'Ermete, a Ronta, speriamo di continuare così, scrive Andrea. Gori non si può sempre scaricare le colpe sui giocatori, occorre fare ogni tanto un mea culpa, ma l'ha anche fatto. Mi tocca parlare sempre contro il muro, non capisco, è inutile che io tanto poi venga anche in trasmissione oppure...
tanto non riescono a comprendere i messaggi, come stiamo a parlare. Cioè, a me mi viene da ridere, mi viene da ridere. Cioè, mister fa calcio da una vita, lo sa, il tifoso è quello. Io sono stato anche in piazza, diciamo, nelle Marche per quasi 7 anni, altro che Romagna sotto l'aspetto del calcio. Cioè là andavano veramente 700 persone al campo, va bene? Cioè, ma però... cioè, c'è tutta un'obiettività, c'è tutto un equilibrio, c'è tutta una verità, ma se io fossi il problema, che poi io cattolico voglio bene, perché voi ancora eravate bambine, ma io nell'80-81 prima... io ero bambino all'epoca. Prima di andare a giocare a Cagliari sono partito 2 anni da cattoliche in C, perciò io cattolico sono affezionato. Se io fossi un problema per cattolica, io non ho problemi perché tanto non è un problema di un giorno in più o in meno, va bene, non è questo qua il concetto, cioè, ma la gente purtroppo non sente, ma la gente non vuole capire perché non riesce a capire. Ma non tutti, mister, non tutti, ma no, perché ma ne abbiamo no, anche abbiamo positivi. Anche altri, sì. Allora, innanzitutto, ciao Jenny, forza Fiericcione, continuate così, siete questo. Forti, da Michael Pulcino 2007. Ma Cattolica lo sanno che senza Gori e il suo gruppo dirigente di Cattolica Calcio chiudeva i battenti? Sì, ma non è neanche così, cioè non c'è un'estremità da una parte e non c'è un'estremità dall'altra parte, non è neanche così, capisci? Cioè, c'è tutto io leggo quindi, quello che arriva c'è tutto, che... no, ma ti voglio dire, in tutte queste due situazioni non c'è la verità di una, non c'è la verità di un'altra, noi dobbiamo stare, lavorare, di lasciarci tranquilli, in pace, sereni, ok, di non rompere le scatole e basta, cioè abbiamo le nostre forze, sono queste qua, cerchiamo di arrivare fino alla fine, di salvarci fino all'ultimo secondo, a me non mi spaventa, se loro non sono abituati a avere queste posizioni di classifica, questo mi dispiace, perché il tifoso lo capisco e lo comprendo, però deve anche rispettare il programma di gente seria che lavora dalla mattina alla sera per loro. Questo senz'altro. Okay? Oh. Grande vita, cuore titano. Oh, non ho fatto complimenti a Matteo per il gol con la Lituania. Grazie. Esatto. Storico, davvero storico. Ormai l'abbiamo visto, rivisto, non ne possiamo più ormai rivedere. Anch'io quasi. Grazie. Ormai non ne può più neanche lui, ormai sul festeggiamento per terra con tutti i compagni addosso. Insomma, poi Bobo Gori tiene duro, il campionato è lungo, ci vorranno dei giocatori di categoria per salvarci, potremmo perdere anche con la giovane cattolica, mercato estivo sbagliato, chiedono. Mister Pessina sta provando ad unire il gruppo, almeno adesso c'è la grinta. Quando si troverà la formazione giusta e la quadratura del cerchio, i risultati arriveranno uniti e lavorare un po' risposta al messaggio di prima. Sì. Poi c'è saluto al nostro Luca, la Curva Sud ti ama, forza San Mauro. Insomma. Poi c'è un messaggio... Sei rimasto nel cuore anche di San Mauro. C'è un messaggio, Raffaele, così punto. Ciao Raffaele. Gori non sta in paradiso, rispetto dei santi, saluti a Luca e Vitaioli, la Curva Sud ti ama, forza San Mauro. Bello, a Luca, a Luca e Vitaioli, ok, perfetto. Domanda a mister Gori, secondo lei qualche giocatore le sta remando contro? Molto velocemente, Bobo, perché... No, non penso. Diciamo che qualche giocatore, siccome io ho fatto la campagna acquisti, lo ripeto, l'ho fatta io, non ho avuto dei riscontri positivi sotto l'aspetto di rendimento di qualche giocatore. Di qualche giocatore. Cioè, è molto semplice. E questo è quanto. Allora, noi dobbiamo assolutamente andare in pubblicità perché siamo in un ritardo clamoroso, ma ci abbiamo ancora un sacco di roba, Roberto, perciò pubblicità tra poco. Andiamo avanti velocissimamente e partiamo subito dalla Fiericcione che ieri ha vinto contro il Calcio del Duca per 2-0 con un Santucci scatenato. Il primo gol l'ha segnato Luca Savioli, andiamo a vedere il servizio. Continua la striscia positiva della Fiericcione che inanella il quinto risultato utile, 4 vittorie e 1 pari, superando 2-0 il del Duca al Nicoletti, primo successo tra le mura amiche, in una gara a senso unico. Primo tempo di completa marca riccionese, con bel gioco e occasioni in serie per i ragazzi di Righetti. Già al quinto cambia il risultato grazie a Savioli, che è bravo a riprendere un suo cross, respinto e a depositare in rete per l'1-0. Sull'onda dell'entusiasmo, i riccionesi macitano gioco e al decimo sfiorano il raddoppio con un destro di Grassi, dai 20 metri ben respinto però da Sanzani. Al 18esimo invece è uno scatenato Santucci a crossare dal fondo dopo una finta ubriacante, ma la corrente Serafini calcia a lato di un soffio.
Il Del Duca bussa dalle parti di Barbanti solo al 26esimo, ma Casotti viene ben fermato da Barbanti. Finale di tempo tutto riccionese, al 30esimo Facchini approfitta di uno svarione difensivo ma spara sul portiere in uscita, al 38esimo duetto d'applausi Savioli-Santucci-Savioli, ma il tiro cross del numero 11 riccionese non viene agganciato da Facchini. Tre minuti più tardi, contropiede fulminante orchestrato da Facchini che apre a destra per Santucci, controllo e sinistro a giro per il 2-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa ci si aspetta la reazione dei ravennati, ma la Fiariccione controlla senza problemi, agendo di rimessa alla ricerca della terza rete. Al 60esimo bel taglio di Savioli per Santucci, che però calcia malamente di sinistro. Al 72esimo è lo stesso Savioli a calciare di poco alto dal limite. 5 minuti dopo, al 70esimo, lo scatenato numero 11 di Righetti semina due avversari e conclude addosso al portiere in uscita. Mentre al 75esimo è il neoentrato Zavattini a sprecare un bell'assist di Santucci. Niente da segnalare dalle parti di Barbanti e 2-0 finale che vale il meno 3 della capolista marignanese. Ok. E dopo un inizio di campionato un po' così, anche la Fiariccione è partita, l'abbiamo detto anche l'altra volta, come un treno, l'attacco si è sbloccato e adesso segna tutte le domeniche. Segna, l'importante è che non subisce. E non subisce. Prima subiva, ha segnato 1-0, vinceva, sbagliava un'occasione per il raddoppio. Invece adesso raddoppiano, non subiscono gol, quindi, ben guardate, nelle ultime 4 partite... nelle ultime 5 partite 4 vittorie e un pareggio. È un pareggio, 5 risultati utili consecutivi. Non scherza mica niente. 30 trasferte addirittura. Esatto, fuori casa. Allora, sempre per andare velocissimo, anche perché dopo ci sono un altro po' di messaggi, giusto pochi. Andiamo a vedere anche il servizio di Visborgo San Giuliano Unione Calcio Riccione, che ieri è finita con la vittoria dell'Unione Calcio Riccione per 3-0, vittoria che è valsa la testa della classifica per la squadra che adesso infatti si trova al primo posto. Andiamo a vedere servizio. Pubblico delle grandi occasioni, allo stadio comunale di Santa Giustina si affrontano per la quinta giornata del campionato di terza categoria due vere corazzate, i rossi del Visborgo San Giuliano e i biancoazzurri del Riccione. Minuto numero 2, Fucili manovra la palla sulla sinistra, vediamo Pesca Cardini nel mezzo che appoggia su Romario, un attimo di spalle, si deve girare ma riesce benissimo e trova l'angolino giusto per il gol dell'1-0 solo dopo 2 minuti, Riccione 1, San Giuliano 0. Minuto 16, situazione di palla nativa per il Borgo San Giuliano, Callà sembra intenzionato a tirare direttamente, sì, ci prova, la palla è alta ma neanche poi di tanto, Battacchi fa buona guardia. Minuto 32, ci prova Rossi in un tiro, ne viene involontariamente un assist per il numero 7 Mussoni, vediamo, la mette nel mezzo, Tacchi non è precisissimo ma Callà non riesce ad approfittarne, rimane ancora 1-0. Minuto 50, pallo laterale per l'Unione Riccione, vediamo Romario che l'appoggia indietro per Cardini che si sposta la palla dal destro sul sinistro, cerca la botta da lontano ed è un gol Eurogol che non ha bisogno di presentazioni, Riccione 2, San Giuliano 0. Minuto 61, Romario che la muove sull'out di destra, la mette nel mezzo per Giovetti, una botta al volo bellissima, Romani para ma la para ancora lì, attenzione, Giovetti cerca di muovere il portiere ma la salva Rossi sulla linea. Minuto 89, la palla arriva dalle retrovie lunghe per Giometti che attacca la profondità, vediamo riesce a prendere il tempo proprio difensore Novembrini, si presenta da solo davanti a Romani e lo fulmina sul primo palo, non sbaglia Giometti, molto freddo e sarà il risultato finale, Riccione batte San Giuliano 3-0. Testa della classifica per l'Unione Calcio Riccione, sarà allora soddisfatto l'allenatore Emanuele Della Bella, andiamo a sentire che cosa ha detto nel dopogara, lui è anche il tecnico della Visborgo San Giuliano, Oris Linguerri. Diciamo che aver fatto gol subito ci ha dato una grossa mano, poi oggi più delle altre volte siamo riusciti a prendere il campo immediatamente, quindi siamo diventati proprietari del campo in ogni zona
e insieme al gol che abbiamo fatto all'inizio, diciamo che ci ha aiutato tantissimo per conseguire il risultato finale. Reputo questa squadra, i nostri avversari, secondo me una delle protagoniste di questo campionato di terza categoria, e per i nomi che contiene la squadra e per il calcio che esprimono, quindi bravi ragazzi, i nostri avversari. Fatto un'ottima partita, secondo il mio punto di vista. Il risultato forse non la dice neanche tutta, potevano trovare gol loro, tanto un altro noi, una partita aperta, un pochettino di risultati. Ci è andata bene a noi. Diciamo che è stata una partita abbastanza equilibrata, loro sono stati molto bravi a finalizzare le loro poche azioni da gol, ma purtroppo in questo sport vince chi fa gol. Noi siamo stati, diciamo, un pelino leziosi su certe giocate, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, abbiamo avuto tante occasioni per andare in porta, ma come dicevo abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio che ci ha impedito di finalizzare l'azione. Sì, è una partita che comunque non intacca quello che è il progetto, il vostro percorso, comunque si è perso contro una squadra molto attrezzata con un 11 che forse con voi così si giocherà il titolo in fondo. Certo, sì, noi siamo una nuova realtà, siamo nati quest'anno e cerchiamo di far bene, abbiamo giocato contro una squadra che sicuramente c'ha dei grossi giocatori, c'ha una squadra che, diciamo, punterà sicuramente a vincere il campionato, ma noi non molleremo fino alla fine. Attilio, ieri in prima categoria la sorpresa secondo me è stata Giamarina Stella, perché la Stella capolista, insomma, che ha fatto un sacco di belle vittorie, è stata fermata sullo 0-0 da Ligia Marina, che... Però ci può stare, veniva da una serie di vittorie, quindi... Ah no, quello assolutamente. Ieri però... c'è stata una bella vittoria del New Union San Clemente, che ha battuto il Gambetto, che è una delle favorite, e ha filato 4 gol, tra l'altro con 2 gol di Ricci e Criccione anche lui. E invece l'Accademia ha pareggiato 1-1 contro il Miramare. Vinceva, non è riuscito a portarlo in porto, 1 meno male, intanto muove un po' la classifica. Perché e muove, insomma, muove un po' la classifica con un gol di Brian Protti. Ma per quanto riguarda la capolista Stella, andiamo a vedere la partita che ha giocato in casa dell'Igea Marina, finita a reti bianche. Campionato di prima categoria Girone H, lo stadio La Valletta va in scena quella che è la partita testa coda della giornata. Da un lato i padroni di casa dell'Igea Marina in completo bianco-rosso, ancora quota 3 in classifica, forse un po' sotto le aspettative della società. Dall'altra parte invece una Stella in completo giallo-blu che sovverte tutti i pronostici e arriva a questa sfida addirittura da capolista. Vedremo, per entrambi sono importanti 3 punti, gli obiettivi sono diversi, ma il campo darà il suo verdetto. Dirige l'incontro il signor Khalid della sezione di Cesena. Minuto 9, l'Igea Marina si guadagna una punizione dal limite dell'area. Vediamo Magnani sulla palla, parte il tiro che sembra destinato all'incrocio, ma Temeroli compie un vero miracolo e va a togliere la palla addirittura dall'incrocio dei pali. Minuto 20, buono il giro di palla della Stella, la sfera sui piedi di Vuca, e vediamo che salta il suo diretto avversario, il tiro è da dimenticare per questa volta, quindi nulla di fatto, rimane il risultato 0-0. Minuto 38, punizione dal limite per la Stella, vediamo Tacciuk sulla palla, il tiro è buono ma è un pochino lento, nessun problema per il portiere Rossi che può far ripartire l'azione per i suoi. Minuto 39, ribaltamento di fronte dei padroni di casa dell'Igea, carestia, vediamo che aspetta la corrente, Rinaldi che la mette in mezzo, attenzione, il signor Khalid vede un fallo di mano del difensore, decreta un calcio di rigore per i padroni di casa. Va sul dischetto il numero 11 di casa, carestia, vediamo se riuscirà a portare in vantaggio i suoi, la rincorsa, il tiro intuito da Temeroli, la palla finisce alta sopra la traversa, il risultato rimane 0-0. Minuto 47, punizione per la Stella, Rimini sulla palla Mussoni, vedremo, tira direttamente in porta, il tiro è velenoso, Rossi respinge e non riesce ad Angelini di impattare la palla nella maniera corretta, finisce fuori il tiro, rimane 0-0. Minuto 62, calcio d'angolo per la Stella, vediamo, chiama lo schema il capitano, la palla è sul corto per Vuca che la mette nel mezzo, la sfera attraversa tutta l'area, l'impatto di Marcatilli non è felice, non riesce a dare la giusta impronta alla sfera, palla fuori. Minuto 75, nuovo entrato il 13 Dente che danza sulla fascia, la mette nel mezzo, la sfera arriva a Vuca e centro area, che questa volta il tiro non è preciso, la palla finisce un'altra volta fuori.
minuto 89, la palla ancora sui piedi di Dente, buono l'ingresso del numero 13 in campo, classe 98, questa volta fa da solo il tiro che lambisce di pochissimo l'incrocio dei pali, nulla poteva Rossi, per fortuna la palla per lui esce, sarà l'ultima occasione della partita, risultato finale Igea 0, Stella 0. Se riusciamo a mettere dentro il rigore, a far gol, passare sull'1-0, almeno potevamo sbloccarci e magari ci girava bene, visto che ultimamente non ci sta girando per niente. E dai, però prendiamo di positivo il punto fatto, perché dopo due sconfitte ci voleva una reazione. Sì, capitano, è così, la squadra dà l'impressione di volere fortemente uscire dal momento che non è dei migliori, così. Cosa manca e quale può essere un po' la medicina in questi momenti? Soprattutto un po' di entusiasmo, un po' di cose positive per far girare questo momento negativo. Per me è molto una questione di episodi e anche domenica scorsa col Verucchio, nonostante la brutta prestazione, alla fine potevamo comunque riacciuffare il pareggio sul 2-2, però anche lì è uscita di 3 centimetri e non ci ha girato bene neanche lì. Però niente da dire, dai, noi ne vogliamo uscire perché ci meritiamo di più, dai. Abbiamo sentito anche il capitano dell'Igea Marina, io saluto Marco Temeroli che è stato anche nostro ospite 2 settimane or sono. E Matteo, il San Marino con chi è stato sorteggiato per le qualificazioni mondiali del 2018? Abbiamo l'Azerbaijan, Germania, Irlanda del Nord e se non mi sbaglio la Norvegia. Un gironcino facile, dai. Sì, un gironcino così, dai. Sono squadre che mai affrontato? No, sì, l'Irlanda del Nord sì, e la Germania solo l'Under 21, per il resto è tutte nuove. Com'è affrontare queste squadre? Beh, ci sono dei palcoscenici che fortunatamente ho il piacere di calcare grazie a questa opportunità di essere sammarinese, quindi sono emozioni difficili da descrivere, perché quando entri in uno stadio con 80.000 persone è un attimo, quando entri ti senti un po' spaesato. Dopo fortunatamente però quando inizi a giocare bene o male rimani concentrato lì, quindi ti sembra di essere in un campo dove normalissimo, dove giochi tutte le domeniche. E questo risponde anche a questa domanda, Vitaioli, com'è giocare a Wembley contro Rooney? Insomma, bravo, complimenti, esatto. Perché hai risposto anche prima che te la facessi. Ieri Fabio era in campo perché avevano deciso che un Vitaioli ci doveva essere, ha detto molto meglio Fabio perché Matteo va a capire che cosa combina. È vero, non ha fatto prendere gol, quindi è stato bravo lui. Ecco, esatto, hanno preso la decisione giusta, quindi perfetto. E Ramiro, la squadra argentina si vede, sei molto tecnico, adesso voglio fare una domanda. Ramiro, che ha sempre voluto fare un argentino, è più forte Messi o Maradona? Quella domanda. Allora, per me cioè, il calcio è diverso, cioè, è cambiato tanto, è più fisico e tecnico, diciamo. Sono più tecnico, per me Maradona è stata una e sarà sempre. Dopo certamente Messi è un giocatore che al calcio come adesso è ottimo. Magari non so se vendrà un altro, vediamo. Però per me Maradona. Dopo certamente. E come ti ripeto come prima, il calcio è diverso, quindi penso che ogni giocatore è adattato al calcio come ha giocato, però io credo che dai 10 anni in su gli argentini dicano tutti Maradona, magari dai 10 anni in giù allora qualcuno Messi sicuro. Perché magari sì. Ha sentito il racconto di questo esatto. Giocatore però esatto. No, questa sì, mi è venuta in mente mentre venivo qui in macchina perché ho detto guarda ho un argentino in studio dico adesso io lo... che gioca col 10 tra l'altro esatto appunto ho detto chi meglio di lui. E Luca, tu sei rientrato ieri da un infortunio e hai iniziato il campionato, poi ti sei infortunato. La quantità di Yella per quest'anno a posto? Sì, dai, basta. Facciamo di basta, no. Basta, no? L'ho dato. Esatto. Ho dato. Direi di sì, infatti. Sì, ho dato tutto subito così. Ho pensato la stessa cosa, perciò a posto per il proseguo del campionato. Sì, dai, spero di non avere problemi, dai. Di avere anche un po' di fortuna. Sì, infatti. E speriamo di sì. Andiamo con un po' di messaggi prima di vedere il prossimo turno e poi dopo Euro. Va bene, allora continuo nell'ordine, insomma, da dove eravamo. Nell'ordine sparso in cui ci arrivano. Anche se provano a copiarvi, siete voi la trasmissione numero uno. Complimenti Jenny e Roberto. Io. Quella! Io ringrazio e dico anche grazie ad Attilio Fabbri perché
cura davvero con grande saggezza gli ospiti del lunedì per quanto riguarda la prima parte. Grazie anche a, ti sembra strano, a Silvia Pedini, tra l'altro, insomma, so che siete così, così brave, così competenti, così professionali, che mi hanno detto, perché poi ho avuto una settimana pesante. Insomma, da tanti anni ormai, vecchio anch'io, e quindi conosco parecchie persone che parlano di voi anche in altre trasmissioni, che insomma non sono queste qui. Però, insomma, questo non è che un, credo che sia un, che meraviglia, una nota di merito, perché vuol dire davvero che vuol dire che ci guardano un po' tutti, Silvia, abbiamo superato, ci siamo messe alle spalle una settimana difficile, ti hanno fatto anche un regalo. Io ho avuto una settimana pesante, voglio fare il mio regalo, voglio far vedere il mio regalo, ma soprattutto voglio che leggano cosa c'è scritto. Più in su, Silvia. Cioè, io rispondo con questa frase qui. A tutto quanto chi se ne frega. Cioè, non posso dire l'altra parte perché sennò Bonfantini mi censuri. Il bacio è... Basta. Andiamo avanti con il messaggio. Non ti sopporto più dal lunedì prossimo. Anche ieri al Gattero non è stato concesso un rigore solare per fallo da ultimo uomo con conseguente espulsione del portiere. Non è la prima volta che capita, speriamo che non sia dovuto al fatto che siamo una non promossa. Sempre comunque forza Gattero. Attilio, ma ieri non era vedere Miramare, ma l'abbiamo già detto più di una volta. Attilio sa tutto, sono in diretta con tutti i campi. Fisso. Grandi giocatori Teo Vitaioli e Luca Bex, in bocca al lupo per tutto Barba. Poi a Cattolica l'unico disastro è criticare tutto e tutti, a prescindere dalla simpatia o antipatia nei confronti dell'allenatore. A buon intenditor poche parole, vorrei dire ai ragazzi dell'Accademia di mettere, c'è un H di troppo, adesso la leviamo, di mettere più forza, di crederci di più, di non mollare, c'è qualcuno che ancora crede che possiamo farcela, dai Accademia, non mollare. Assolutamente. Icaro Sport TV, per me il top, siete unici, radio TV streaming, 92 minuto sui campi e web, complimenti, saluti. Lui ci segue ovunque, noi lo adoriamo, davvero, ottimo, fossero tutti così saremmo davvero contenti. Sono in tantissimi, anche perché stasera davvero abbiamo una marea di messaggi, ancora più degli altri giorni, che già insomma non si scherza. Ragazzi, domenica tutti a Castrocaro a tifare Riccione, ormai sognare non è più vietato, forza FIA, Dino Bichi, la Sagna è il migliore del Bacchia, senza le sue parate i risultati sarebbero stati ben diversi sia a Riccione che ieri a Marignano. Un saluto al bomber Vitaioli, sei sempre in televisione, by il leone di Gualdo. Ieri tanta marignanese ma anche tanta Jenny, grazie per il tuo prezioso aiuto, questo saluti Davide. Euforia biancazzurra, Riccione uno squadrone che risalirà presto dalla terza, torneremo in Serie D. Domenica in tribuna Riccione c'era qualcuno dispiaciuto a vedere giocare la Fiera Riccione così bene. Calcio spettacolo Dino Bichi, Romario, Cardini, Giometti ed è subito Eurogol, sempre forza Riccione. Gori, è vero, la verità sta nel mezzo. Ramiro Aga, sei tanta roba ma non voglio copiare qualcuno nelle dichiarazioni, saluti Ramiro. Qua c'è un mezzo argentino, di qui dell'Argentina, non solo è diverso, è in grado di portare la squadra sulle spalle e portare alla vittoria, ma anche un incredibile lettore dell'essere umano, leader naturale, al di là di qualsiasi nastro, master, io lo leggo così come è scritto, sì. un enorme per il principe Rami, bacio e per favore non si fermano sorridente Smurf. Questo è il messaggio, te lo leggo così come è scritto, anche perché è difficile da appunto così. Poi, il succo è che comunque si porta la squadra sulle spalle, ma si vede che è un trascinatore, Ramiro. Forza Riccione che in terza sempre al tuo fianco, la fede oltre la categoria. Ok, va bene, adesso andiamo al prossimo turno perché è veramente tardissimo. Ah, c'è un prossimo turno che mi dice che la Savignanese e il Cattolica si scontreranno, come abbiamo detto all'inizio, mister, un campo difficile. Il problema è loro, noi andiamo lì per giocarci la partita, il problema è loro, sono loro che devono vincere, non siamo noi che dobbiamo vincere, il problema è loro, sicuramente non è nostro, tranquilla. È vostro il problema? No, dice, Luca, è un problema tuo. Va bene. Cioè. No, a parte gli scherzi, allora la Savignanese è un campo decisamente difficile, il Cattolica deve far punti, perciò... Allora, la Savignanese l'ho indicata come principale vincitrice del campionato. Ecco. E anche Luca qui come prima, Matteo si sta tenendo. No, perché ragazzi se vogliamo dire le cose, diciamoci, no, perché c'è un allenatore bravo, c'è una squadra molto composta che lavora insieme da tanti anni, si è rinforzata con Angelini, si è rinforzata con Luca. Perciò voglio dire alla squadra che poi non è una vergogna dire che Savignano gioca bene, c'è assolutamente, eh? Poi. Allora quando parli bene non va bene, quando parli male non va bene. Ma il bello del calcio non va mai bene. Almeno io incontrando Alfonsine, incontrando Progresso,
ok? Quelle squadre che stanno su e incontrando anche il Savignano in Coppa Italia, ti posso garantire che il Savignano ha un'organizzazione maggiore di queste squadre. Ah no, no, su questo non ci sono dubbi. Posso leggere un attimo due messaggi? Perché uno è si prega di leggere d'Argentina, credo, quel messaggio e mi dispiace, me ne duole, ma purtroppo non sono in grado di farlo. Non ce la faccio. E poi c'è scritto che sarebbe come mandare in onda anche messaggi di supporto del vero Riccione, quello che gioca in terza categoria. Ecco, noi lo stiamo facendo. L'abbiamo anche letti, noi, l'abbiamo anche letti, letti, stanno girando i messaggi che sono arrivati. No, certo, con, enorme, con enorme sforzo sto cercando di inserirli tutti, quindi è una cosa insomma che non è vera, lo posso dire insomma. Arriva il Cattolica, Luca. Sì. Voglio rispondere a quella domanda dopo, guarda, quella che mi mette. Noi dobbiamo parlare anche di Rimini, tra poco. No, solo secondo, qui mi state rubando già 10 minuti di trasmissione. È venuto fuori un idiota che ho capito che è l'idiota. Ah, quella sulla Marinese. No, no, esatto. Secondo me ha interpretato male. Non ha capito il telespettatore, rispondami, Stassi, non ha capito. Era un complimento a mister Mancini. No, no, perché d'estate ci vediamo sempre al mare, no? Io, il suo collaboratore, e allora facciamo. Io dico sempre, dai, da vedere che salti a settembre, ottobre, novembre, facciamo 8 allenatori, ma scherzando. Ma no? Certo. Okay. Questo è proprio, questo è proprio un idiota. Non ha capito, infatti, no, non ha capito. No, ma è proprio un idiota. Succede, garantito, guarda. Ma attenzione perché qua è firmato mister Mancini. No, Mancini lo conosco, ogni volta gli metto sempre ansia quando mi vede, gli dico non fai settembre, non fai ottobre, non fai novembre. No, questo ti dimostra quanto la gente può essere idiota a mandare questi messaggi. No, è stato male interpretato. Sì, non ha capito lui messaggio. No, no, ha capito che è un idiota. Luca, arriva il Cattolica. Sì, è domenica, sarà una partita, dai, come tutte, è difficile. Loro sicuramente comunque verranno a Savignano per portare a casa dei punti. Noi comunque dovremo continuare a giocare il calcio che stiamo giocando. Poi se sono convinto che se giocheremo bene, faremo la nostra partita, porteremo a casa il risultato. Invece, e non me ne vogliono i telespettatori, dobbiamo saltare tutto il resto del turno perché è veramente tardissimo, e perciò passiamo alla promozione. E la Marignanese va a giocare su un campo molto difficile perché questa squadra sta facendo veramente molto bene, a casa del Torconca. Sì, sì, sarà una bella partita quella di giocare. Penso che loro andranno con tutta, anche perché adesso quando sei lì su in classifica ogni squadra che ti trovi davanti prende più forza e ha più voglia di prendere punti. Sì. Però dai, speriamo che vada bene, anche perché 3 punti fuori già diciamo che sono importanti per staccarsi un po', visto che il Riccione adesso sta scaldato il motore. Sì. Quindi niente, no, dai, penso che andrà bene. E lì a 3 punti. E invece, Matteo, parlando di domenica, dovrete affrontare il Ronta, che il fan di coda non ha mai vinto, e non dico niente, va bene, non si dice niente, lo so. Però facciamo prima un passo indietro, perché voi mercoledì avete un recupero, giocate sempre in casa a Coriano contro il Real Miramare. Sì, giochiamo col Miramare, una battaglia come sempre, come tutte le nostre partite, e si rientra anche Paso, fortunatamente, il nostro metronomo, quindi... Pensavo che dicessi il nostro insultatore. No, anche. Fa un po' tutto. Fa tutto lui. No, dai, speriamo di fare una buona gara, una buona partita, e ci spera sempre di fare bottino pieno, vediamo cosa succede. Certo, sarà forse un pochino più difficile per il Coriano, perché a Miramare... Sì, Miramare ha preso un altro attaccante, è Sriccione, Vincenzo Esposito, ecco, che debutta proprio a Coriano. Sì, ma noi dietro siamo forti, quindi... Domenica, loro dietro... Valeriani e Bisocchi, che era entrato, che è l'ex. E quindi vincono il campionato. No. No? No, non è, va bene, insomma, sarà una partita interessante. Silvia, se mercoledì non hai niente da fare, io un giretto e me lo farei, perché no? Attilio, grazie mille. Prego, grazie. Mi hai messo su una puntata che è stata la fine del mondo. Un po' lunghina, però va bene. Silvia, ci vediamo tra pochissimo. Va bene. Mister, grazie mille per essere stato. Grazie, grazie, buonasera. Gentilissimo, come sempre. Grazie anche a voi. Luca, ti aspetto presto di nuovo. Come no? Volentieri. E in bocca al lupo. Crepi. Ramiro, grazie ancora per la partita che mi avete fatto vedere ieri e per essere stato qui stasera. Dai, grazie a voi. In bocca al lupo ovviamente anche alla Marignanese. Certo, in bocca al lupo.
Matteo, noi ci vediamo mercoledì. Sì, volentieri, va bene. E mi raccomando a questo coreano. Sì, speriamo bene, dai. Me l'hai guffato un po' troppo stasera. No, no, non scherzo. Grazie mille, grazie a tutti quanti. Adesso è veramente tempo di lasciare spazio a Rimini. Eh sì, Rimini e Sant'Arcangelo. Tra poco vedremo tutte le immagini, vedremo anche il dopogara. Abbiamo ospiti importanti, parleremo anche dello stadio, vedremo insomma se si tornerà a giocare e quando si tornerà a giocare a in questo stadio Romeo Neri, con l'assessore Roberto Biasini, nostro ospite. Ma restate con noi perché davvero abbiamo una seconda parte di calcio.basket non meno ricca e avvincente di questa prima, molto bella. A tra poco.